Luca, questa volta lo faccio! Mi butto, sono intrappolato su un pezzo! Vai, ce la puoi fare! Contiamo tutti su di te, buttati! Cosa? Ma sei veramente un bel amico, Mi dici di buttarmi! Ma complimenti! Ma è la cosa giusta da fare, Spi! Va bene, lo faccio, tanto lo so che non mi vuoi veramente bene! Ma stai in quel senso! Ma cosa? Ma come? Mi sembrava troppo facile. Bisogna trovare un altro modo. Lo sai cosa dobbiamo fare qua, Espi? Dobbiamo trovare i modi più assurdi per morire. Non i modi semplici, tipo buttarsi in un buco. L'ho capito, l'ho visto. Dannazione, come facciamo? Allora, lì c'è una chest. Piuttosto qua. E qua invece vuota. C'è... La chest è vuota. È tutto bello, scusa, la stanza vuota. Come si va avanti? Mi sa che è anche un po' troll questa cosa. Aspetta. Qua c'è un blocco. Guarda cosa ho trovato, Luca. Ho subito trovato un blocco invisibile qui. Ho urtato contro il blocco invisibile. E ora... Hai visto qualcosa? Ce n'è uno qui? Ho colpito qualcosa. Sì! Perfetto. Secondo me stiamo scalando. Possiamo buttarci oltre questo muro, forse? Non sento niente, ma ci ho sbattuto contro prima. Prova verso questa zona. Ok, io provo a saltare. Ah, dannazione. Oh, Luca, aspetta, forse ho un'idea. Prova a saltare. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sopra. Al cubo. Vedi, questo è molto strano. Perfetto, ora... Ho visto qualcosa qui. Guarda, è una bella Junkerbox. No, è mia. E poi c'è scritto che si può piazzare sulla lana. Questa cosa, io la lana l'ho vista. Però non funziona, non si può piazzare sulla lana. Cosa diavolo serve sta cosa? Magari ci possiamo picchiare. Aspetta, Luca, guarda cosa. Ma cosa picchiare? Non funziona. Sarebbe troppo facile. Ma ho trovato un pezzo di cobblestone in testa. Questo cosa significa? Non lo so. Spiegami che tu ti trovi la cobblestone in testa. L'ho trovato un pezzo di cobblestone. Ma non c'è mica i capelli dove nasconderla. Ma sono stato nell'orecchio. Capisci un po' che non lo pulisco. Possiamo piazzare questa cobblestone? No, non possiamo farci nulla. Possiamo farci una leva. Una leva? Ottima idea. Aspetta. L'ho ottenuta. Ce l'ho fatta. E può essere piazzata. L'ha data una anche a me. Può essere. Allora la chiave giusta. Può essere piazzata sulla lana. Via! Oh sì, guarda che spettacolo! Siamo sulla strada giusta, ma ora... una bella pozza di lava! Dopo di lei, signore! Ma è una bellissima casa, Luca! Se il nostro obiettivo è quello di crepare, creperemo! Ce l'abbiamo fatta, allora! Guarda che... Ce l'abbiamo fatta! Ha funzionato! Mecca. Siamo dentro una torta, Luca! Vuol dire... qua ci sta dicendo di fare una torta, capisci? Macchia. La smetti di leggere, a caso! Dobbiamo fare una torta, lo vedi? Ci sono polli, ci sono mucche e c'è anche lo zucchero, ovviamente. Ma mi spieghi che... bisogna fare una cosa del genere. Almeno che non ne mangiamo tipo 10-15.000, non è che moriamo per la torta. Guarda che bello! Possiamo fare i pulcini! Pollo. Non lo so, Luca, sto un pochino improvvisando, però ho trovato... Qua abbiamo il latte, qua abbiamo lo zucchero e le uova. È un'ottima idea! Aspetta, però, e qua abbiamo una sorgente infinita di materiali. Ma ci stanno sfruttando per fare un sacco di torte qua. Prima di tutto, però, io voglio fare... un bel po' di equipaggiamento. Che cosa? Ci possiamo soffocare qua. Stai scherzando? Prova, Luca. Ma no, l'aria non va giù. Le bolle. Vedi? Abbiamo l'incantamento per respirare sott'acqua. Non possiamo annegare in questa maniera. Ma non è giusto. Secondo me dobbiamo fare questa torta per forza. E dobbiamo fare la torta. Ma come ci aiuta? Dobbiamo fare un secchio di latte, Espi. Dobbiamo toglierci l'incantamento. Dici che può veramente funzionare? Oh mio Dio, Luca. Sei un genio. Ma potrebbe essere veramente la soluzione. Niente. Ed ecco qui il terzo lingotto. A questo punto, crafting team. Eccola qui, era proprio accanto a me. Facciamo un bel secchiello. Andiamo a mungere la nostra mucchina. Beviamo. E forse ce la possiamo cavare. Vediamo. Penso di sì, Luca. Prendi il secchio. Bevi anche il latte anche tu. Grazie, magari. Che è la soluzione, mi sa. Anneghiamoci. Non fatelo a casa, è assolutamente. Pericoloso. È molto pericoloso. 3, 2, 1 e boom. Ed eccoci qui. Siamo liberi. Cosa ci fa quella mucca lì in alto? Guarda quante stanze, hanno tutti gli occhi. Oh, mamma mia, sono tutti modi diversi per morire. Però io ho notato che c'è questo pulsante. Cosa fa? Oddio, attento, Luca. Aspetta, no, ma è una cosa bellissimo positiva. Vai. Dai, colpisci. Però non ci fa nulla, magari Luca. Non ci fa niente. Dannazione. Non fare tutti questi disastri. Aspetta, però. E se dovessimo raggiungere la mucca lì in alto? Magari la mucca ci sa dare la soluzione. Aspetta, vediamo. Sulla verso la mucca. Porca miseria, l'ho fatto in tempo. Oh, eri vicino. Dici? Guarda che roba. Aspetta. Ah, ma è vero. Forse si può salire lì in alto. Hai avuto un'ottima idea, Luca. Guarda. Hop! Grande, Luca. Aspetta che ci provo anch'io.
Boom! Ma ce l'ha fatta in un colpo solo, hai visto? La tua crafting team era completamente inutile. Un colpo solo. E qui, guarda cosa ho trovato, Luca, apri gli occhi. Ma stavo aspettando te. È pieno di cose nascoste. Ma smettila che non le vedi. Guarda, è pieno di palle. Aspetta, forse riesco a colpirti. No, non funziona assolutamente, dannazione. Forse possiamo buttarci giù. Forse possiamo buttar giù la mucca. Ma no, ma la... Guarda che continuano a spawnare di nuove. Guarda, che spettacolo, che spettacolo. Però ho ottenuto anche... Forse ci serve la carne. Ho ottenuto anche un blocco di slime, che non capisco cosa... Espi, è scontato. Fai atterrare la mucca. Ma cosa atterrare la mucca, Luca? Forse sul blocco di slime? Aspetta, vediamo. Vediamo. Hai visto? Sì, guarda che ha funzionato. Il trampolino. Sì, ma adesso cosa ci facciamo con questa mucca? La possiamo continuare a... Ma basta! Basta con... Una mucca è abbastanza, mucca, penso. Mucca. Dannazione. Aspetta. Forse riusciamo a spingere la mucca sul... Il vitellino, forse? Vai. Sì, ha fatto qualcosa. Mi ha dato un altro lingotto. Il vitellino era importantissimo, Luca. Ah. Tanto l'obiettivo è morire, Luca. Ma veramente, sei molto sveglio. E adesso che abbiamo il secchio, mi sa che la soluzione è a portata di mano. Fatti un sorso anche tu, Luca. Dammi anche a me. Bravo, e preparati a... Il botto! Boom! Vedi? Vedi che roba? Mamma mia! In un battibaleno... Dove cosa c'è? Lama! Dai, Luca, fatti sputare dal lama. Questa magari in qualche maniera... Dai, sputa! Ah, dannazione! Il lama è sicuramente qualcosa! Hai visto? Lo sapevo, guarda. Ma se un poi ci si può far sputare dal lama! Guarda che roba! E puoi morire? Però è lentissima come cosa. Sì che si può... che può funzionare. Oh, sì, posso anche controllarlo. Aspetta. Però secondo me è la maniera giusta. Qua si può rompere la stone. Vai. Io c'ho un flint, una selce, Dove l'hai trovata? L'hai trovata sul lama? Nel lama, sì. Ma hai visto che c'è anche un tappeto sul lama? Aspetta, forse questa è la chiave. È decorativo. Oh, mi sa che l'ho denudato. Però c'è scritto che può essere piazzato sul tappeto questo tappeto. Grazie. Magari piazziamo i blocchi sui blocchi e l'acqua sull'acqua. Ma cosa vuol dire, Luca? Vuol dire che forse fa parte del meccanismo per... Le fornaci sono vuote. Guarda dove sono. Guarda dove sono. Guarda sul tappeto volante sono. E adesso... No, aspetta. Guarda. Tutta questa roba era per distrarci dal camino. Esattamente. Teoricamente si poteva morire anche con lo sputo del lama. Ma questa, secondo me, è la maniera migliore. Mi uccido perché non voglio più stare qua. E boom! Oh no, Luca! Guarda che roba! Sì. Un portale! Un portale del... cosa? Aspetta che qui c'è qualcosa di segreto. Gli occhi dell'End! Te l'ho detto, guarda, si può completare sto portale. Vai. Tu guarda, come al solito, le chest. Perfetto, così. Guarda, aspetta. Vabbè, ma si butta subito. Ma se un criminale, magari dobbiamo fare qualcosa con... infatti, dobbiamo fare le cose con lo stick qui. Devo prendere... guarda che roba. Senti, Luca, prima di andarti in un altro posto, dovresti controllare un po'. Diamanti e biscotti. Diamanti e biscotti! Arrivo subito! Oh mio Dio, io pensavo di trovare il drago e quant'altro, ma in realtà... Oh, continua anche qui. Diamante, però hai ragione. Diamanti. Allora, Luca, però tu devi sapere che io ho trovato della lana bianca e poi ho trovato un sacchetto d'inchiostro nero che però può rompere le zucche. Però di là non ce n'erano di zucche, ho controllato. Allora sono di qui. Dici? Vuoi che sia un modo per morire fra due dimensioni diverse? C'è una base che nel spettacolo. Land. Eccole. Le hai trovate veramente? Oh, eccole qui, hai ragione. Spacca. Ah, non metterti in mezzo, Luca, che fastidioso che sei. E devo spaccare anche questa. E boom, vediamo. Bel piccone di legno. Però per sicurezza, guarda, spacchiamo anche questa che non si sa mai. Perfetto. Questo piccone di legno può rompere la pietra. Ne vedi? Ah, aspetta, è dall'altra parte la pietra forse. Andiamo, eccoci tornati, Luca. Spaccala. Infatti la pietra da questa parte. Ottimo, abbiamo... Oh, della blaze powder che può rompere la spugna. Oh, dai, un altro giro. Va bene, dai, almeno siamo sulla giusta strada. Eccola qui la spugna, come previsto. Un bastoncino, veramente. Ho trovato soltanto un bastoncino che non può rompere nulla. Ma dai, ma che criminale sta cosa. Ci deve essere utile per qualcos'altro. Sto pensando al doppio bastoncino che abbiamo. Se dobbiamo fare per caso un piccone. Tu hai della pietra che ti avanza? Ah no, aspetta, l'ho lasciata qui, scusami, sono stupido, eccola qui. Track, ha funzionato? Sono caduto nel land. Ma di nuovo, Luca, però forse è stata una buona idea. Perché questo piccone può rompere i diamanti, i blocchi di diamante. Anche tu ne hai uno, dannazione, criminale, sempre a copiarmi le cose. C'è qualcosa, un pulsante, perfetto, premilo. Morte? No, nessuna morte,
cos'è questa? Delle pozioni! Bevi! Morte liquida! Morte liquida! Oh, che spettacolo! E adesso l'ultima! Oh, sì! Mai visto qualcuno più felice di morire? Oh, piano, Luca, piano! Guarda che siamo sospesi! Se soltanto potessimo cadere! Ottimo, ci basta cadere! Luca, complimenti, è mezz'ora che siamo in giro con la gravità capovolta. Oh, cos'è questa roba? Guarda, ci sono delle cose nascoste, delle scatole, delle sugar box nascoste! Guardati bene intorno. Ne ho trovato una, un coso. Anch'io ne ho trovato un altro! L'acqua permette di scendere! Aspetta, prova a premere il pressure plate. Ah, e qua ci sono delle porte nascoste! Tu mi porti giù. Vediamo da questa parte. Aspetta, saltino! Wow. No. Anche la signora mucca quanto sempre pare il latte è spiovio. 10? Ah, è vero, così il latte ci toglie la gravità o comunque la capovolge. Ma dove bisogna andare? Ah, qui forse. Aspetta su. Boom! Da questa parte. Sì. E poi mi lasci cadere. Guarda che ti ho fregato il lingottino di ferro. Ora dammelo però. Manca uno. E non buttarlo che finisce nel vuoto. Rimaniamo bloccati qui per sempre. Non ce ne manca uno. Ne abbiamo tre. E ora possiamo fare il nostro bel secchio per andare a mungere la bocca e finalmente tornare con la nostra vecchia gravità. Corri, Luca. Perfetto, così. Signorina mucca, un bel po' di latte per me. Passa. E un bel po' di latte per te ora. Oh, sì, addio, mondo crudele. Oh, ed eccoci qua. Oh mio Dio, Luca, la bedrock. No, mi non sa mi che piace uno dei modi più questo è un brutto aspetto, Ma aspetta, ma che cos'è questa cosa? È tutta... Non è... Oh, guarda che l'ho seccato subito. C'è una chest vuota in ogni livello. Ma è ovvio, per tenere alcuni oggetti di valore, Luca. Se hai paura di perderli quando crepi. Ah, io ho trovato un bottone, però. Ah, si può piazzare... Si può piazzare qui? Boh. Luca, vai a vedere. Ah, mio. Cosa hai trovato, Luca? Un po' di polvere da sparo. Perfetto, passa la polvere da sparo, Luca. Come non può... No, non puoi uscire, Luca? Ops, che peccato. Soltanto io ho il pulsante. Oh, che disdetta. Mi sa che dobbiamo fare uno scambio. Tu mi dai la tua... E soltanto io ho la polvere da sparo. In realtà me l'hai appena droppata. Ti ringrazio, Luca. Vado avanti senza di te. Allora, con la polvere da sparo si può... No, dai, va bene. Dai, ti faccio uscire. Sono buono. Esci, non però... Non voglio più uscire. Dai, che criminale, dai, su. Allora, con la polvere da sparo? Non lo so, io penso polvere da sparo più sabbia uguale TNT. Ma cosa possiamo usare per ottenere la sabbia? Hai qualcosa tu? In testa, una vanga, qualcosa di simile? Aspetta, forse la stessa polvere da sparo che può rompere? No, dai, ma che troll. Che magari per una volta ha senso questa cosa e possiamo fare subito della TNT da usare, Luca. Sei pronto? 3, vai. 2, 1, boom. Oh, dannazione, però, mi sono... Cosa? Ah, volevo fare una scala per andare... Per saltare giù! Ma nemmeno, perché io ho soltanto già, un pezzo che mi avanza. Però ci conviene metterla qua, magari. Oh, è vero! Ok, allora, Luca, mettiti qua sopra. 3, 2, 1! Incrociamo le dita, speriamo che ci faccia secchia il primo colpo! E... Boom! Wow! E ce l'abbiamo fatta un'altra volta! Ma, oddio. Siamo sempre i più bravi a morire. Sì, l'ho capito, sì, ma adesso dobbiamo veramente intendo. Sbizzarrirci, perché qui non c'è veramente ma nulla, letteralmente. Ci deve essere qualcosa, per forza. Per forza, non è sì. Una stanza vuota bianca. A meno che non ci si debba picchiare. Oh, sì. Vieni qua, maledetto. Vediamo no, chi... oh no. Prendimi. Vieni qua. Dai, attannazio. Ma aspetta, non è che... Ma conviene morire. No, io non ti uccido. Picchiami. No, che non ti picchio, assolutamente, se no vinci fammi tu. Fammi fuori. No. Subito. No, non lo faccio. Oh, guarda, manco, non riesco a colpirti. Non riesco a colpirti. No, non ti colpisco. Allora rimarremo qui per sempre, contento. Va bene. Per fortuna che mi sono ricordato di portare i miei biscotti. Oh no. Oh no, me li hanno tolti. Me li hanno tolti. No, se me li hanno tolti, guarda, costo di spaccare il pavimento con le mie mani. Ma cosa stai facendo? Anzio, mondo crudele. Spi- sì, vincerò io. Boom. Vittoria. No.